Bene, 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 amici. Ale. Ale. Qua siamo nella Pork Valley, praticamente all around the pork, gira intorno tutto al maiale. E quindi se vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo. Mettiamo le mani, alle, alle, alle. Siamo qua tutti insieme per una nuova ricettina, una ricettina velocina. Velocina perché? Perché non si può solo fare della roba impegnata che bisogna andare tutti i giorni su San Luca, bisogna fare anche della roba semplice, della sua roba che magari può piacere a tutti, della roba che magari anche da fare ai nipotini, ai bimbi, ai nostri bimbi, ai vostri bimbi, a tutti. E quindi si può fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica invece grande festa. Quindi che cosa facciamo? Facciamo un petto di pollo che sposa la Pork Valley. Che cosa sarà? È una scallopina con il prosciutto, un po' di parmigiano reggiano. È una roba semplicina, semplicissima, e quindi insomma anche i bimbi, tipo quelli che mi stanno guardando, perché ci sono tanti bimbi che mi guardano, ci sono i miei nipotini, c'è Stefano, c'è Luca, ma c'è anche Greta. Quindi anche Greta, tu quando dici facciamo, mamma mi fai un petto di pollo alla Pork Valley? Allora la mamma ci è tric, pronta, tic tac, qua e là, su e giù, è pronta. E tutti battiamo le mani, a lei. Bon, adesso ci mettiamo seri, precisi, siamo già vestiti, abbiamo il nostro cappellino, siamo pronti, belli lavati, profumati. E adesso incominciamo, profumati per modo di dire, perché non si può, insomma, belli lavati, pronti. E incominciamo con gli ingredienti per questa nostra puntatina. Andiamo! Ingredienti per questa ricettina. Gli ingredienti per il nostro petto di pollo o petto di tacchino alla Pork Valley, alla bolognese, ci vuole del petto di pollo. Io ho preso del petto di pollo, delle fettine di petto di pollo, della farina, del prosciutto a fette, delle scaglie di parmigiano reggiano, burro, olio, sale, pepe e, se volete, un goccio di vino. E io ci metto anche un po' di maggiorana, però insomma vedete voi. Io direi di incominciare. Le nostre fette di pollo le abbiamo già battute un pochettino, le mettiamo qui, vedete, gli diamo una infarinatina così un pochettino, come ecco la nostra infarinatina, eccola qua, questa è una, e la mettiamo da parte. Poi facciamo l'altra, ecco qua, un'altra così, vedete, così, così, ecco fatto. Io ne faccio solo due perché sono da sole, quindi una la mangio adesso e una la mangio domani. Ecco qua, le. Adesso che le abbiamo infarinate parte la fase stegamazione. Stegamazione. Ultimi prodotti e si parte verso l'Africa. Non è un viaggio, una vacanza, ma è un viaggio particolare e vi porterò con me. Andremo in Burundi. E dici, ma cosa si fa in Burundi? È perché vado con degli amici che ho conosciuto a Moa, oculisti per l'Africa, quindi ho già detto tutto. Andremo in Africa con questi oculisti, loro a lavorare per aiutare la popolazione più povera. Il Burundi è una delle popolazioni più povere, se non la popolazione più povera del mondo, e quindi vi porterò con me. Altro per adesso non c'è da dire, vi chiudo la valigia e si parte. Accendiamo il fornello, pronti? Prendiamo il nostro burro, noce di burro,
e la mettiamo qui. Forse questo è un nocione, però insomma. A questo punto prendiamo le nostre fettine di pollo e le mettiamo a rosolare un pochettino. Saliamo un poco e peppiamo. Io gli metto il pepe del Madagascar aromatizzato, che a me piace tanto. Aggiungiamo anche un poco di maggiorana. Vedete, è semplice, semplice. Questo si può fare quando uno viene a casa, se no dice, arrivano i bimbi da scuola, prepariamole, leviamo la nostra fettina. Sfumiamo con un po' di vino. E aggiungiamo le nostre fette di prosciuttino, una fetta per ogni bistecca, però io devo fare il controllo qualità. Guardatela che c'è un uccellino, buona. E mettiamo le nostre scaglie di parmigiano reggiano. Allè, adesso chiudiamo e lasciamo cuocere. Per i vostri bimbi magari invece di metterci un goccio di vino mettete un goccio d'acqua, insomma vedete voi. Adesso io chiudo e lasciamo cuocere a fuoco basso in modo che il vapore del vino o dell'acqua scioglie il tutto. Poi quando servite impiattate subito, perché insomma ne cade, o se no spegnete, poi tenete coperto. Gli potete mettere anche un filo di aceto balsamico per chi vuole. Bon, questa è semplicissima, guardate, io l'ho già fatta. Proprio il tempo di uno starnuto. E spero vi sia piaciuta. Questo è per i vostri bimbi, se non per i vostri bimbi anche per i bimboni, come volete. Il prosciutto che sposa la Pork Valley e tutti facciamo festa. Per ora è tutto, questa è la mia ricettina. Qui sotto trovate tutti gli indirizzi, mi scrivete, mi mandate le fotine, ciao, io ti seguo, ho una ricettina da fare. Saluto tutti i ragazzi dello stadio della curva, perché sono andato allo stadio, ogni tanto ci vado anch'io perché lavoro, e quindi non, quando non lavoro, se riesco vado allo stadio, eravamo tutti belli e felici, siamo andati a vedere il Bologna, forza Bologna, forza su, forza giù, e via, e poi dopo tutti belli e contenti. Quindi saluto anche i ragazzi dello stadio. E bon, io adesso lascio cucinare, vado a apparecchiare, qua c'è la nebbia degli erticolli, e vado a preparare di là perché dopo vediamo com'è venuta. Ciaone, salutone a tutti, e se vi è piaciuto bene, se no, ciao che t'amavo. Ale, ale, via, prosciutto, finito, spettacolo, via, ale.
Bene, 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 amici. Ale. Ale. E quindi se vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo.